Però lascia fare. La devo riguardare bene. Ci siamo? Anch'io. Pezzo ci per siamo? Pezzo, però sembra veramente una figa. Ci siamo? È arrivato? Eh sì, Andros, l'abbiamo già visto. Ma come? Ma porca puttana, ma sono le 2:59! Allora. Ma che cazzo? Ma te lo sei perso, veramente? Eh sì, ero andato a prendere il formaggio, scusa, per vedere il trailer, ma vaffanculo! Ma scusa! Cioè, mi Mannaggia. sono distratto 30 secondi per andare a prendere il formaggio, torno indietro e ci hanno già fatto il trailer. Non Ho c'è detto, proprio. comincio alle 3, sono le 2:59, ma vaffanculo. Vabbè, Bravo, raccontatemelo almeno. Cos'è un successo? attimo che dobbiamo un attimo elaborare, ecco. Buongiorno a tutti, sono felice di essere qui e di parlare di un argomento che non ho ancora letto perché non trovo il video, non trovo il video su YouTube della live. Però vi amo tutti, grazie e ringrazio Eh beh, c'è questo alone di mistero, no? Esatto, e Esatto. ringrazio signor Matioschi per sopportarmi tutte le settimane che entro e non conosco mai l'argomento della live. Ma è quello il bello. È quello... Esatto. Siccome vedo che Andros è ferrato, ti sottopongo subito quest'altra domanda. Sono prontissimo. La gemma dell'anima, che è l'ultima gemma mancante per il guanto dell'infinito, si trova nel Wakanda, sì o no? Io sapevo ci fosse Gemma del Sud nel Wakanda, poi dopo non so il resto, però... Andros, sei in forma oggi, eh? No, allora, la domanda è se la gemma si trova nel Wakanda? Sì. Secondo me no, perché è stata portata via da qualcuno e dovranno andare a recuperarla. Guardate che poi Andros sarà quello che azzeccherà più cose di tutti, ve lo Esatto, dico. secondo me no, perché dovranno andare a recuperarla. Andros, tu hai visto Coco? L'ho visto, finalmente ho visto sia Coco che Loving Vincent. Dobbiamo fidarci di questa affermazione? Assolutamente sì, l'ho visto. Assolutamente no. Ma Andros, ma quando l'hai visto esattamente? Te non ti, te lo spiego dopo, te non ti Ma tu preoccupare, non si può dire. menti, menti, tu non l'hai Non l'ho visto visto, Coco. non l'ho visto quando hanno fatto E non ti è piaciuto Coco? il mio. Ma. Sì, ok, vabbè, carina storia e tutto quanto, però è già visto. Cioè, nel senso, abbiamo premiato agli Oscar un qualcosa di già visto, dove, io ripeto, c'è cioè, sicuramente Coco andava premiato, non sto dicendo che è un film di merda. Sto dicendo che a me tutto ciò che ha a che fare con la latinoamericana ha rotto il cazzo, perché ho già fatto gli anni 2000 e quindi ha rotto il cazzo, non Ma posso non più vedermi. c'entra la latinoamericana. Lo so, però ci sono quei tipi di sonorità che a me non piacciono, ma questa è un'opinione mia Ma neanche faziosa. a me, io la odio la latinoamericana. Ecco, no, ma è un'opinione mia faziosa, è un'opinione dettata esclusivamente dalle mie preferenze. Ma a parte questo, sicuramente Coco andava premiato, probabilmente anche agli Oscar, però almeno i Golden Globe li doveva vincere Loving Vincent, cioè uno dei due lo doveva vincere. Sì, ma io scusa, avrei una domanda. Dove lo vedi già visto Coco? Perdonami. No, sono serio, no, senza È che polemica, ma buco dove l'hai della visto live. Non ho capito un cazzo, scusami. Coco? Ma perché si basa sulla stessa leggenda, ma sono due film completamente diversi. Sì, Non ma l'hai già è visto? come. Ma poi, scusatemi, Andros non l'ho visto, The Book of Life, quindi di che stiamo parlando? Dov'è che hai già visto, scusami, No, Coco? le tematiche che Ma vengono non è, ma espresse. zio, scusa, ma non è vero. Ma sì, Ma ma dove figa, l'hai visto? ma sono 70 anni che si parla di orfani e robe del genere, è da bambi che si parla di. Posso dire una Ma cosa? dove Non ci sono orfani orfani? in Ma non Coco. ci sono orfani, Coco. Ma come Ce li no? hai i genitori? Ma ce li hai? Ce li hai i Ma genitori, non è zio, mica cosa hai orfano. visto? Cosa hai guardato? Hai visto Oliver Twist? Aspetta un attimo. Aspetta. Bene, andiamo No, ma dopo ve lo spiego. Adesso siamo in live, non si può spiegare. Cavalli, animali e è scomporre. come la marmotta. No, raga, è come la marmotta con le corna muschiate. Guarda, che cazzo di film Ma vedi? scusami. Oddio, Intanto, aspetta. Danny Hera ci fa vedere Green Fandango. Sì, ma a me infatti è piaciuto tanto anche per quello. Anche per quello. Comunque, proseguiamo oltre, altrimenti non ce la caviamo più. No, Ti sono prego, confuso su sta cosa. ti prego. Non so che film tu abbia visto, Andros, ma va bene così. È bello così. No, ve lo linko, ve lo linko. Ve lo linko. Cazzo hai visto? Aspetta. Vabbè, no, però, cioè, l'unico Ma
film Disney senza poi della Pixar, senza orfani, l'ha beccato. Ti do delle risposte dal sì, meglio perché sennò io Wakanda, Iron Man perché sta teoria sta andando di brutto, Capitan America e non lo so. Heimdall cos'è? Heimdall un personaggio. È una guardia. È l'unico nero di Asgard. Ah, quello a guardia del ponte? Sì. Ok. Scegliete la 1 o la 2? La 2? Allora Tony Stark. È Tony Stark, la gemma dell'anima è Tony Stark. Benissimo, sono croccanti anche. Ah, comunque c'ho anch'io una carta igienica. Oh. Particolare. Aspettate solo un secondo. Faccela vedere. Qui. Eccola. L'ho trovata questa qui. La carta igienica di No More Heroes, gioco per la Wii. Se uno mentre gioca si vuole pulire il culo, c'è la gente. Esatto. Giusto, a proposito di pulire il culo, abbiamo Victor Laszlo 88 e lo Sven. E quindi direi di cominciare a salutare il primo dei miei ospiti, il signor Dark Andros. Buonasera signor Matioschi, buonasera a tutti gli ospiti di Facili Nerd che tra poco lei introdurrà al nostro pubblico meraviglioso e fantastico. Ricordatevi di essere sempre frizzanti, fragranti e croccanti, ma io vi posso già dire subito che secondo me Joker è un cinecomic. Con questo il mio intervento purtroppo stasera finisce qui, perché figa, devo uscire e quindi ciao. Ciao Andros, ci vediamo la prossima settimana, ti ringraziamo per questo intervento significativo, alla prossima, un salutone, alla prossima settimana. Devo cercare di dare il via al primo argomento, ed è difficilissimo, è veramente difficile, ma ci proviamo. Poi vedo che rientra anche Andros, non so cosa stia accadendo. Ma sì, una puntata all'insegna dell'improvvisazione, del divertimento. Guarda che deve parlare, un attimo Masari, cosa succede Andros? Un'ultima cosa, volevo rendere pubblico al mondo, proprio appena mi stavo propinquando alla porta, che oggi io e Mattia Pozzoli facciamo l'anniversario di 7 anni di amicizia su Facebook. Wow, me l'ha ricordato adesso e quindi ti manderò un cuoricino. Quindi un cuoricino. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao Andros. Bene. Allora, cerchiamo di essere seri, che poi è quello che ci contraddistingue, no? Porti la coca. Allora, e magari Andros me lo terrei caldo per il main event, perché guarda, stiamo dico per solo andarci. Dico solo una cosa. Seriamente hanno chiamato una piattaforma streaming pisello cazzo? Sul serio? È il pavone, sei malizioso. Non è che sono malizioso, ho capito che è il pavone, però voglio dire, va bene. Quindi farei il secondo argomento principale, quantomeno. Quindi farei un piccolo ricambio di ospiti. Soprattutto voglio la Svet qui, carica. Voglio la Svet, perché parliamo di una notizia che sta scuotendo il web. Scuotendo con la Q. Esattamente. Scuotendo. La nuova traduzione. Intanto Andro scanta. La nuova traduzione. Cosa sta succedendo? Sei un sempliciotto. La nuova traduzione del Signore degli Anelli. Ora, secondo me Andros non si è reso conto di essere in diretta in questo momento ed è tutto secondo bello me così. Sì. Dici? Secondo me pensa di essere ancora nel fuori onda. Andros, con la cravatta assomiglia di Pre. No, non se n'è accorto veramente. Quindi per il momento facciamo finta di nulla.
e andiamo avanti per la nostra strada. Ripercussioni. Intanto Andros forse si è svegliato. Vediamo. Salve, di nuovo tra noi. Non so, mi avete mal cagato fuori così mentre stavo cantando. A parte il fatto che io sento qualsiasi cosa perché io stavo cantando, ma ero muto, quindi non davo fastidio. Ero mutato. Però sembrava non ci stesse ascoltando. Va bene, rieccolo. No, io ho sentito benissimo. Tra l'altro ho sentito una frase di Eugenio Stronzi che ha detto una cosa. Ma io volevo capire se reagivi, capito? Non... No, ho capito, ma qui voglio dire, adesso continuiamo con l'argomento che poi esatto, dopo... ritorniamo internos. Allora... Buonasera, signor Andros. Senta, le chiedo, non so se ha avuto tempo di recuperare tutta la valanga di trailer di questa settimana. Quello di 007 l'ha visto? Altrimenti... È l'unico che ho visto. Oh, che bello! Allora, è l'unico che andava visto. Poi abbiamo uno degli avventori abituali proprio della trattoria di Travatar, che è Dark Andros. Salve! Buonasera a tutti, buonasera a signor Mattioschi, i nostri ospiti illustrissimi, meravigliosissimi, frizzantissimi, al nostro pubblico, siete veramente straordinari. Io purtroppo mi duole annunciare che oggi non so un cazzo e quindi sono qui in veste di figurante perché è così, oggi purtroppo non ho visto niente, non so, ma comunque sarà un parere illuminante, frizzante, fragrante e croccante. Dopodiché possiamo introdurre il primo argomento che già nel pre-live ha suscitato dibattiti e quindi siamo già caldi, siamo già pronti. Mm-hmm. Robin Hood, in arrivo il remake live action. Che schifo. Vado a spiegarvi. Beh, direi che possiamo già passare al prossimo argomento. Bellissimo, grazie. Grazie al pubblico. Il primo argomento l'abbiamo esaurito. Breve e indolore, dai. Breve ma intenso. No? Scusate, ragazzi, scusate solo una cosa. Io purtroppo prima di Tenet vi devo salutare. Perché non avendolo visto non ho, diciamo, nulla purtroppo da dire, né in positivo né in negativo, lo devo vedere nei prossimi giorni, quindi purtroppo vi devo salutare, vi mando un super bacio, scusate se ci sono stati rumori e scusate se vi ho parlato sopra, ma magari arrivavo in ritardo. No. Ciao bellissimi. Ciao Andrò. Vedete? Dai un colpo di clacson col pene, possibilmente. Vai. Ok, ciao. No, mi sa che non ha capito, visto l'ok così serio. È stata strappata l'innocenza, sì. Sì, ritorna poi, guardate che bello, Dark Andros, rieccolo, salve, da quanto tempo? Buonasera a tutti, meravigliosi, siete meravigliosissimi, belli, ma soprattutto croccanti. Questa cosa qui ci piace molto e ne approfitto per dire, perché adesso giustamente il nostro buon Filippo diceva io ho saputo la scaletta poco fa, io invece non la so, come sempre, quindi... Preparati alla sorpresa e magari al recupero in diretta, sono alla pronto, reaction. Sono pronto. Bene. Ma è quello. E torniamo all'ultima cosa, perché poi purtroppo vi devo lasciare perché passiamo al secondo argomento, che tanto io non ho ancora visto. Un Andros dal capello sbarazzino, salve, reduce dalla doccia, giusto, guardate che uomo sexy, no, così, attenzione, mi intriga. buonasera a tutti, meravigliosi, grazie mille signor Mattioschi per l'invito come sempre. Cominciamo bene. Volevo tranquillizzare. Bene, signore e signori. Non è che sta tranquillizzando troppo, comunque. Esatto. Non c'è, però, è un'introduzione, come dire. Adesso parlerò tutto il tempo così. No, volevo tranquillizzare Filippo Oltrequando, perché nemmeno io ho visto WandaVision, però non riesco a parlare. È così l'introduzione oggi. Fatto sta che questa settimana sono arrivati due trailer a cui forse tutti davano 2 lire a testa,
e invece stanno facendo discutere nel bene e nel male. Cominciamo con il primo. Ho paura soprattutto di questa. Perché finalmente, tra virgolette... Non l'ho visto, ma scusa, ma dovevi dirmelo che erano due, ho trovato tempo per vederne uno. Dunque, non so se iniziare io. E dico no. Chi si vuole sbilanciare? Prego. Aspetta, io prima però dico una cosa, scusa, ma dovete parlare della puntata di stamattina? Senza sì. Spoiler. Senza spoiler. Cazzo, io non l'ho vista, cioè, però regà, cioè, sì, due minuti, non l'ho ancora vista, ieri lo saremo fino alle tre. Deve prepararsi, deve arrivare. Anche io, ma io la però, puntata però, l'ho vista, ero con te per fare i compiti. Però, però va detta una cosa, prima di cosare. Io ho visto tutto, cioè sono comunque aggiornato, cioè no, quello che non ho visto è quella che è uscita stamattina. Benissimo, probabilmente perché ha capito qual è il primo argomento, quindi esatto. Ci ricolleghiamo all'orrore più putrido, no scherzo. Che cos'è però, questa cosa? Scusate, me lo devi spiegare perché non cosa, so di che cosa... Cosa, il film sui trench? Non so neanche così, il trench per me è un abito, esatto, il trench, sì, scusate sì, un secondo. Che cos'è? È un film su dei cappotti che vanno in giro. Con dei cappotti con i denti. Esatto, ah, ecco. Questi cappotti che uccidono le persone. È il quizzone degli Oscar 2021. Filippo ci ha detto: non ho visto neanche un film, e io sono lì lì, cioè credo nemmeno sia io. Nemmeno io. Oh, io sul main event vi saluto anche perché non sarei molto di, perché non avendolo visto adesso. Il mini io, ragazzi, purtroppo, anche se sono stato poco peccato. Attivo, purtroppo vi devo salutare perché purtroppo il lavoro chiama. Ho questa brutta cosa. Chiedo scusa se sono stato poco attivo, ma non avendo visto il film, purtroppo non potevo dire molto. Però siete bellissimi. Innanzitutto, la fatidica domanda: chi l'ha visto? Ecco, io purtroppo su questa cosa qui vi lascio perché non avendo visto il film, non sarei zio, utile. Ti garantisco una cosa: il protagonista non è orfano. Questo è importante. Abbiamo poi, attenzione, Dark Andros, eccolo lì, benvenuto. Non la sentiamo signora, no. È bello così. Se non c'è sempre un problemino è perché so che mi dimentico di togliere il muto al microfono. Buonasera, è un piacere, sì, è un piacere essere qui. E anche io sfortunatamente non ho ancora visto Black Widow, ma nella prima ora, perché staremo insieme un'oretta oggi causa lavoro, ma sarà bellissimo. Attenzione, Dark Andros, eccolo, salve. Buonasera a tutti quanti voi meravigliosi, che bello tornare qui a Facce di Nerd. E io penso di svelarvi una cosa nuovissima e tra l'altro grave e nuova, dicendovi che non ho visto questo film. Infatti, tra l'altro, mi hanno anche chiamato. Infatti, c'è stata una debacle per il marketing, perché è nato tutto. Perché il film all'inizio si chiamava Shang. A un certo punto, quando mi hanno detto Shang, io ho risposto Shang-Chi, e allora hanno cambiato il titolo, capito? Poi c'è stato, hanno detto si pronuncia C, però c'è stato, con questa battuta triste io passo. Eccellente. Sì, io direi che possiamo Simone. Chiudere qui la puntata di oggi di Facce di Nerd, che vi ha regalato informazione, gioia e divertimento senza pari. C'è poi Dark Andros, olè! Buongiorno a tutti, meravigliosi, che bello essere qui su Facce di Nerd. Siamo pronti per parlare di cose fighe, perché tra l'altro ho letto il titolo, sono informatissimo, sono pronto. Bravo, bravo! 92 minuti di applausi!